Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. La Juventus vuol prendere Sandro Tonali per giugno, badate bene, per giugno ragazzi, non per gennaio. Perché a quanto pare la trattativa, non dico che sia avviata, però ci sono dei fitti contatti tra la dirigenza della Juventus e la dirigenza del Brescia. Cellino non lo vuole cedere assolutamente per gennaio, quindi sarà un'operazione che eventualmente se si farà sarà a giugno. La cifra è questa di 50 milioni come da titolo. E a dirlo ovviamente Romeo Agresti e anche Luca Monblano. Luca Monblano ieri durante i 37 minuti, io ero in regia e ho sentito molto bene, ma lo stesso Romeo Agresti parla di una Juve che è veramente intenzionata a prendere questo ragazzo del 2000. È una direzione interessante quella che sta prendendo la Juventus sul mercato, quindi investire sui giovani più promettenti, dopo aver preso De Ligt e Demiral, si passa a prendere un giocatore come Sandro Tonali, che comunque è uno dei top europei nel suo ruolo. Viene paragonato spesso a Pirlo e non c'è errore più grave perché non è alla capigliatura simile, hanno lo stesso ruolo, non è che è il nuovo Pirlo, cioè è un po' come dire che io sia uguale a Guana, perché Guana è un terzino, ricordate Guana, quindi quando sono vecchio, Guana comunque era un terzino, io non sono uguale a lui, io sono molto più forte di lui. Quindi, visto e considerato tutti questi paragoni che vengono fatti, cerchiamo di analizzare un po' il giocatore nel suo insieme, quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono e quello che lo rendono speciale, e anche i suoi difetti, perché è giusto menzionarli. In particolare, lui gioca come metronomo del centrocampo, è un regista un po' atipico, è un regista che gioca molto sul corto, non tende tanto a verticalizzare, non fa delle invenzioni incredibili come faceva Pirlo, anche perché è difficile replicare uno come Pirlo, era unico nel suo genere, riusciva a creare delle pennellate di passaggi in verticale, che è roba veramente per pochissimi al mondo. Io penso che sia stato l'unico al mondo a fare determinati tipi di assist e quindi è inutile fare questi paragoni del cazzo che ogni volta vengono fatti. Poi ripeto, secondo me vi inganna tanto la capigliatura, ma non è simile. Anzi, Tonali è uno che tende a giocare molto più sullo stretto, sul corto, tende a fare dei passaggi per aprire il gioco, è uno che non perde tanto tempo nella giocata, non è uno che cincischia con la palla tra i piedi, è uno che cerca di dare maggiore fluidità alla manovra, è un giocatore che va a dare dinamismo a tutto il centrocampo, quindi è un giocatore completamente differente rispetto a Pirlo. È molto bravo quindi nella fase di costruzione di gioco, molto molto bravo e fa la differenza nel Brescia. Ha un piede educato, è molto tecnico, e ha gamba, ha dinamismo, quindi riesce a fare anche degli strappi palla al piede importanti. E vediamo uno, per esempio, questo che ha fatto con la Juventus, che veramente la dice lunga sulle sue capacità e sulla personalità che ha in particolare. L'unica cosa che veramente non è che sia il massimo è il fatto che lui sia un po' poltrone nella fase di non possesso. Quindi su questo Sarri ci dovrà lavorare, però è un giocatore di sistema che secondo me può stare veramente benissimo in ogni ruolo del centrocampo di Sarri, e Sarri potrà plasmarlo a suo piacimento perché è un giocatore argilloso che ha le caratteristiche adatte per diciamo inserirsi bene nel contesto Juventus. Per quanto riguarda un'altra cosa molto particolare, è un po' come Pjanic, tende veramente ad avvicinarsi quasi alla linea dei difensori per prendere la palla e far ripartire l'azione. Potrebbe fare sia il ruolo di Pjanic ma anche la mezzala. Io lo vedo bene però al posto di Milan e Pjanic, giocatori diversi, e noi ci incazziamo tanto con Pjanic perché Pjanic è lento, probabilmente con un giocatore come Tonali andremo eventualmente a velocizzare un pochettino di più, a migliorare quella che è la fluidità della manovra. Staremo a vedere, io mi auguro che la Juventus vada a prendere Sandro Tonali, mi auguro proprio di sì, e mi aspetto anche un altro colpetto simile, sempre agendo sulla linea verde, cercando di svecchiare la squadra, non troppo, questa sorta di rivoluzione sulla linea verde non deve essere esagerata, il mix giusto tra esperienza e giovani serve sempre, però servono giovani che abbiano voglia di spaccare il mondo, perché la Juventus ha la necessità di giocatori motivati, ha bisogno di giocatori motivati, di giocatori che abbiano voglia di spaccare tutto, e Tonali mi pare che sia
un identikit, esatto, quindi sarebbe il primo rinforzo interessante del centrocampo. Io sarò vigile sull'andamento eventualmente di questa trattativa, però a quanto pare c'è un'intenzione seria per questo giocatore e io non posso che essere felice eventualmente di questa trattativa. Perché vi dico questo? Anche perché lo stesso Sandro Tonali comunque è un italiano e iniziano un po' a latitare i giocatori italiani presenti alla Juventus, quindi lo zoccolo duro secondo me è sempre stato italiano ed è giusto che la tradizione continui in questo senso, soprattutto quando i giovani sono veramente forti, in questo caso come Sandro Tonali. Ditemi sotto la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale, ci vediamo stasera per il commento a Napoli-Lazio di Coppa Italia. Ciao a tutti e sempre, fino alla fine, forza Juve!